Gente, allora, finalmente c'ho un po' di tempo libero e soprattutto sono tranquilla a casa da sola, quindi posso registrare due o tre video se ce la faccio. Non fate caso alla TV qui perché la devo spostare, però andiamo avanti, non vi fate problemi. Io voglio partire con un video haul perché per fortuna in questo momento posso fare un po' di shopping. Aspettate che vi cambio un po' la visuale, ecco. Poi in più mi sono potuta un po' sfogare. Io, come avete potuto vedere, già ho fatto una parte di shopping, ve lo lascio qui sopra come sempre. Soprattutto, come dico sempre oramai, se mi seguite su Instagram, lì vedete quasi sempre tutto in anteprima. Partiamo con questo video che è un video haul generale. E iniziamo. Partiamo da loro, ovvero altri numeri della collezione di One Piece. Sapete che mi sono appassionata a questo fumetto, mi piace tantissimo, poi me lo leggo piano piano e ho preso dal numero 41 al 50. Ancora ce ne vuole per completarlo perché da quello che ho capito ancora non c'è una fine, però sono contentissima e voglio continuare questa collezione perché mi sta piacendo tantissimo il fumetto. Mi sono appassionata ai personaggi, mi piacciono i personaggi. Il mio preferito è Zoro. Io lo adoro, mi piace tantissimo e ovviamente Tony Chopper è il massimo. Sapete che è questa renna bellissima, simpaticissima. Devo dire che tutta la truppa mi piace, proprio come storia è fatta veramente bene ed è studiata veramente bene. Poi, continuando, sono stata in centro perché sapete che ero appassionata dal fatto di voler acquistare prima o poi queste benedette palettine di Huda Beauty che purtroppo ho dovuto scoprire sul momento che l'hanno ritirate. Ci sono rimasta malissimo, però sono stata da MAC e sono stata più che altro per Lidia, quindi non per me. Quindi perché sto mostrando questo acquisto? Non lo so. Rimanendo in tema profumeria, oggi sono voluta stare... Sono voluta stare, non si può sentire. Sono voluta andare da Decathlon, dovevo riacquistare anche delle cose e soprattutto dovevo prendere assolutamente dei pesi. Però quello vi voglio fare un video a parte di haul sportivo, che mi piace l'idea. In più, oltre ad andare da Decathlon, sono stata da Gardenia. Allora, sì, non fate caso alla busta Douglas, ho preso. Intanto partiamo dal fatto che, vabbè, mi hanno dato due campioncini di profumi. Sono contenta perché mi hanno dato questo. Avevo visto la pubblicità e soprattutto ne parlavano bene, quindi ero tentata di provarlo. Dimostratrice? Sponsor? Vabbè, comunque, quella che diciamo regalava i campioncini, io ho chiesto se mi regalava questo campioncino. Sono curiosa di provarlo perché questo che era imbevuto di profumo mi era piaciuto tantissimo perché ha questo odore quasi, sa, tipo di legno, mezzo vanigliato, che comunque non è né dolce ma nemmeno troppo aspro. Quindi ho detto lo voglio assolutamente provare e sono curiosa di provarlo. In più ho trovato questo. Il fondotinta Infallible della L'Oreal. Voi sapete che amo tantissimo questo qui, ovvero il L'Oreal Infallible 24 ore. Lo amo, è il mio fondotinta preferito. Almeno è un anno e mezzo che faccio l'utilizzo di questo prodotto e mi piace da impazzire su tutto. Poi tanto ne sentirete parlare nei prodotti finiti perché, come vedete, l'ho finito. Ho trovato questo. Questa è una nuova uscita, praticamente è il fondotinta in stick. Se ci fate caso adesso tramite Instagram, si vedono gli utilizzi di tutti questi fondotinta in stick e cose, e secondo me è sempre stata un'idea geniale perché mentre questi sono liquidi dovete o aprirli o comunque dovete portarli appresso e in base pure a com'è il flacone possono essere scomodi. Quelli in stick l'ho trovati sempre geniali perché ho detto vedi, non occupano tanto, non sono scomodi e tutto quanto. Ho detto se mai sarà un giorno lo voglio comprare. Quando oggi ho trovato questo qui e poi della linea Infallible, quindi io penso che dovrebbe fare lo stesso risultato, ho detto lo voglio comprare, anche se il prezzo è stato veramente alto perché a me mi è costato 18,49 euro, gente, sì, però ho detto lo voglio provare, spero di trovarmici bene. Io l'ho preso nella colorazione 160, che è la Sand. Questo perché, come vedete, mi piace fare il contouring, ho preferito optare per questo perché se no c'era la 140, però la 140 leggete sopra è scritto
c'è scritto beige rose. Per me, io non ho l'incarnato roseo, io ho un incarnato giallo, quindi ho detto vado su questo. L'ho provato, mi piaceva la consistenza, quindi ho detto voglio provare, vediamo, speriamo che abbia lo stesso risultato, se no posso pure utilizzarlo come correttore, che non mi dispiacerebbe come cosa. In più ho preso questo qui, il Natural Peeling Mask della Douglas, mi è costato 1,95 euro, quindi niente, ho detto dai, lo voglio prendere per provarlo e vediamo un po' come va. Infine ho preso questo, un flaconcino, ed è tascabile, portatile per il viaggio, l'ho preso per Lidia, l'ho preso per te Lidia, quindi io non so se te l'avrò già dato, sorpresina, vedrai sul momento in cui ti do il flaconcino. Per completare di nuovo un pochino di saldi, cioè vale a dire che nel precedente video vi mostro che ero stata da Stradivarius, è un brand che mi piace tantissimo. Mi rendo conto che voglio cambiare il mio abbigliamento primaverile barra estivo. Ho detto iniziamo piano piano, così non ho problemi, inizio a fare ordine intanto. È successo che sono capitata a Ottaviano in questi giorni, ero con i miei, e sul momento io ho detto andiamo da Guess perché voglio vedere qualcosina, alcune volte Guess tira delle cosette interessanti, e così è stato. Ho preso un'altra cosetta primaverile e io, gente, me ne sono innamorata, cioè voi sapete, io o mi innamoro o niente, perché se no so già che è un acquisto sbagliato. Guardate che bella maglia, mi piace tantissimo lo scollo che è così, questo giallo a righe nero bluastro, perché poi in realtà è un blu, e mi piace tantissimo, sapete quanto amo il giallo, non posso dire che è uno, io amo il viola e il giallo allo stesso modo, sono dei colori bellissimi. Questa è 52% viscosa e 48% di acrilico, a me le maglie fatte in questo modo mi piacciono da morire, e contate che questa da 69,90 euro l'ho pagata a 34,50 euro, quindi cioè, e c'è stato poi un secondo sconto perché ho visto l'adesivo sotto, prima l'avevano scontata a 48 euro, quindi l'ho pagata ancora di meno. Per finire vi faccio vedere una cosa che mi hanno regalato i miei, perché non me la... Allora, io devo essere sincera, i miei quando mi vedono giù mi stanno vicino tutto quanto, e poi ci sono dei momenti che mi stupiscono, cioè prendono e mi fanno dei regali. Poi i miei mi hanno sempre abituato che i regali non bisogna farli sempre, anzi sempre inaspettati è meglio, perché è la cosa migliore. Prima di andare via con mamma ci siamo messi a fare un po' di giri, ho visto questa borsa, mi è piaciuta da impazzire, i miei mi hanno visto e mi hanno detto te la regaliamo noi, sempre in saldo, eccola qua. Guardate che bella, mi piace da impazzire. Ho detto vabbè, ma una spesa così, anche se è in saldo, perché contate che questa è venuta da 135, è venuta a 67,50 euro. Ho detto quasi quasi la prendo, poi ho fatto no vabbè, lascio perdere. Invece i miei me l'hanno regalata e sono stata troppo contenta, cioè è bellissima, è qualcosa di meraviglioso. E quello che mi piace di più sono i pendagli qui, sono qualcosa di meraviglioso, quindi questo è stato l'acquisto più bello che potevo ricevere in questo caso, perché è un regalo dei miei, però è bellissima, la adoro. Poi sapete che io purtroppo farfalle e fiori sono il mio debole, poi in più era nera con queste, vedete, con queste righe viola, prugna, quindi cioè immaginate, è proprio un connubio di cose che mi piacciono riunite tutte in un'unica borsa, quindi ho detto perfetto, mia, bellissima, la adoro, non vedo l'ora di utilizzarla. Poi è bella capiente, ho detto è comoda, si può portare in giro, seppure quando devo andare in inglese la posso tranquillamente utilizzare, perché posso mettere il quaderno dentro senza problemi, quindi ho detto ok, la prendo. Ed ecco qua gente, questi sono tutti gli ultimi acquisti, io spero vi siano piaciuti come sempre, e come sempre aspetto i vostri pareri, oppure aspetto di sapere che cosa avete preso voi. Vi mando un grosso bacione e vi lascio ai prossimi video. Ciao!